Un altro fatto che mi è capitato durante la guerra è stato, io facevo il chierichetto, i funerali allora non avevano questa strada interna per andare al cimitero, ma dovevano andare sulla provinciale, dove passava tutto il traffico, c'era il tram e il traffico. Stavamo andando al cimitero allora c'era la carrozza con i cavalli, ancora non c'è. C'era anche quella auto, però normalmente si prendeva la carrozza dei cavalli. Eravamo proprio lì a metà del provinciale, a un certo punto suona la sirene, arrivano a mitragliare, perché allora c'era il Pippo, il famoso Pippo chiamato, che era un aereo solitario che arrivava, mitragliava e poi se ne andava. È suonato l'allarme, cosa abbiamo fatto? Ci siamo sparpagliati nei prati lasciando la carrozza in mezzo alla strada. E questi sono i fatti della guerra che ne ho impressi proprio nella mia mente, che li ho qui davanti.